Diego Rigotti, Maso Frank, a Giovo in provincia di Trento. Ho iniziato con la squadra alberghiera Tione di Trento, per poi lavorare con Gualtiero Marchesi, Carlo Cracco, Andrea Berton, fino ad arrivare in Francia alla Maison de Marquiera, dove ho fatto il sous chef sia a Verrier du Lac sia a Megève alla Ferme de Montpère. Poi sono rientrato in Italia e ho iniziato a lavorare un po' nel mio territorio, dopodiché appunto sono stato chiamato a Maso Frank, dove ho iniziato 3 anni fa. L'anno scorso, appunto, cioè 2 anni fa, ho vinto il premio come miglior chef emergente d'Italia sempre qua a Roma, e successivamente l'anno scorso è arrivata la stella Michelin. Beh, sicuramente è una gioia subito, però comunque per me è stata una cosa di grande responsabilità, no? Quindi portare avanti e cercare sempre di migliorarsi, quindi diciamo no paura ma responsabilità, direi. Lo dico spesso, appunto, quello di Gualtiero Marchesi, quindi specialmente la sua umiltà, no? Essendo comunque una chef blasonata, una chef che comunque ha scritto un po' la storia della cucina italiana, comunque la sua umiltà, ecco, queste sono lezioni che comunque in cucina bisogna sempre avere, ecco, la prima cosa è l'umiltà. Questa sera porterò 2 piatti che mi caratterizzano e caratterizzano la mia terra, e praticamente una è una rivisitazione della polenta, formaggio e funghi, quindi verrà messo alla base questa mornì di trentingrana, verrà ricoperta con la polenta calda e sopra verrà cosparso con una polvere di funghi, dove noi utilizziamo 12 varietà di funghi diversi, li facciamo disidratare, poi li frulliamo, otteniamo questa polvere leggermente croccante che verrà cosparsa la polenta, e metteremo della pelle di topinambur per dare croccante e per dare diciamo l'idea di un tubero, no? Ecco, questo è il primo piatto, mentre l'altro facciamo un orzotto mantecato al levistico con uno speck di capriolo, un'insalata di scorza nera e un olio essenziale alle erbe.